applauso alla sezione di Varese. La sezione di Varese, numerosa con i suoi numerosi gruppi, ha anche lei al seguito una significativa rappresentanza di amministrazione del territorio. E per chi conosce Varese e la zona del Varesotto sa quanto gli alpini suscitino la volontà di seguirli nelle loro comunità. Mi piace ricordare in questo momento un fatto che lega la sezione di Varese ai nostri alpini in missione. Mi spiace ricordare del dono avvenuto un anno fa da parte della sezione di Varese di un'incubatrice all'ospedale di Herat, dove alcuni uomini della sezione di Varese in servizio permanente effettivo e in missione in Afghanistan andarono a lavorare vicino a un ospedale. Ebbene, la sezione di Varese ha fatto un regalo a tutti noi, dimostrando cosa vuol dire la vicinanza con le nostre forze armate. Sezione di Varese, questo è uno dei cori della sezione di Varese. Lasciatemi dire, il coro col maestro più giovane che io abbia mai visto, ma anche incredibilmente bravo. Un coro che ha una tradizione enorme, come ce l'hanno il Monte Rosa e come ce l'hanno avuta gli altri cori che abbiamo visto sfilare prima. È un patrimonio quello dei cori alpini, estremamente significativo per l'associazione Alpini. Vuol dire che non solo si riesce a facilmente tramandare il senso dell'appartenenza all'associazione, ma anche che le abitudini di dimostrazione come quella del canto sono fortemente comprese negli uomini delle nostre sezioni. E questi signori, questi sono gli alpini dei gruppi della sezione di Varese. Questa è una sezione alpina con la A maiuscola, come anche tutte le altre, ma che in più ha un DNA particolarmente forte. Ricordavo prima l'organizzazione annuale della celebrazione di Nikolajevka con l'ascensione con le torce al Sacro Monte. È una di quelle celebrazioni che uno che ama la propria patria non dovrebbe mancare una volta nella vita. Grazie Varese! Grande sezione, grandi bande, grandi cori, grandi uomini, grandi veci che sono andati avanti, grandi giovani che si affacciano ai valori della patria grazie al lavoro dei gruppi della sezione di Varese. Pensiamo a quello che succede a Bisuschio, pensiamo a quello che succede a Busto, quello che succede a Tradate, quello che succede in uno dei tanti gruppi della sezione di Varese. Eppure l'unità della sezione supera anche le gelosie di gruppo. Quando tutti fanno, quando quello che si fa insieme diventa tanto, diventa bello condividerlo. Grazie agli alpini di Varese! Grazie anche perché nel lavorare quotidiano, nell'incontrare giorno per giorno nelle sedi dei gruppi della provincia di Varese gli alpini che accudiscono i loro compiti quotidiani, i cittadini della provincia sanno di potersi sentire sicuri, in qualche modo aiutati, in qualche modo garantiti. Grazie a nome della comunità agli alpini di Varese. Dopo Varese,
dopo Varese che ci accompagna dalla zona del Lago Maggiore verso il centro della Lombardia, si incontra un altro grande lago, il secondo lago, per poi arrivare al terzo che è qui vicino, che conoscete meglio. Prima di arrivarci, i gruppi della sezione di Varese hanno pensato bene di regalarvi una fase finale della loro sfilata, arricchita dai costumi d'epoca della banda della Baldoria, banda alpina in costume d'epoca. Fanfara custodita gelosamente e difesa fortemente dal gruppo alpini di Busto Arsizio. Grazie Varese, grazie gruppi della sezione di Varese, grazie del ricordo e della memoria, grazie per quello che fate tutti i giorni, grazie per essere così numerosi a Trento. E grazie per rappresentare in quella ampia e complessa zona delle nostre città dell'estremo nord una realtà alpina solida, legata alle tradizioni, obbediente agli ordini che arrivano dall'organizzazione e al tempo stesso piena di iniziative ed inventive. Grazie alla sezione di Varese, grazie a tutti i gruppi della sezione di Varese. In questo continuo susseguirsi di tricolori sul proscenio del palco principale, permettetemi intanto di rivolgere un saluto altrettanto affettuoso ai miei molto pazienti ascoltatori degli altri due palchi, delle altre due tribune, che sento sempre molto reattivi ogni volta che li chiamiamo all'applauso. Grazie al pubblico di Trento, delle tribune rossa e della tribuna laterale, grazie per il vostro sentito appoggio agli alpini. Noi siamo qui per loro, non siamo qui per nessun altro che per loro, per dargli conto che la loro festa è anche la vostra festa e che loro meritano di essere qui a sfilare davanti a voi.